Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Ci sono calciatori nella storia della Serie A che, pur avendo scritto pagine importanti, nella storia del football italiano non sono riusciti a instaurare un feeling duraturo con la maglia più ambita e affascinante, quella della nazionale. Anche grazie ai vostri suggerimenti ricevuti nei commenti, proseguiamo la rassegna di nomi famosi del nostro calcio che sono riusciti a collezionare una sola presenza in azzurro. Il secondo capitolo di La prima e unica volta, calciatori con una sola presenza in nazionale. Alessandro Parisi. Il Roberto Carlos dello Stretto non era nativo dello Stretto stesso, ma palermitano, nonostante questo si è legato indissolubilmente al nome di Messina, col boom della squadra peloritana all'alba degli anni 2000, che valse lo storico ritorno in Serie A. Stagioni in cui Parisi fu protagonista assoluto con le sue discese sulla fascia sinistra e le sue botte dalla distanza. E nel 2004, mentre il Messina si toglieva lo sfizio di espugnare San Siro, lui si guadagnò la prima e unica apparizione in nazionale in una sfida disputata contro la Finlandia. Emozione ancor più grande perché si giocò proprio allo stadio San Filippo di Messina, che poté applaudire uno dei suoi beniamini in campo con la maglia azzurra. Sergio Pellissier. La sua lunga militanza nel Chievo lo ha portato a realizzare ben 112 gol in Serie A con la maglia giallo-blu. Il 6 giugno 2009 a Pisa, Marcello Lippi, nella sua seconda esperienza da commissario tecnico della nazionale dopo quella coronata col titolo iridato, gli offre la chance di vestire finalmente a 30 anni la maglia azzurra, in una sfida all'Arena Garibaldi di Pisa contro l'Irlanda del Nord. Pellissier entra e dopo 11 minuti va in gol. Il bomber valdostano non riuscirà però ad entrare fra le alternative per l'attacco per i mondiali del 2010, ma quella resterà per lui una notte assolutamente indimenticabile. Antonino Asta. Gli anni a cavallo tra i 90 e i 2000 sono stati tra i più difficili in assoluto per il Toro, che nella stagione 2001-2002, sotto la guida di Giancarlo Camolese, è riuscito comunque a vivere una stagione più che discreta, guadagnandosi anche l'Europa attraverso la porta di servizio dell'Intertoto e vivendo la straordinaria rimonta da 3-0 a 3-3 nel derby contro la Juve. In quella squadra l'esterno Antonino Asta, siciliano classe 1970, era uno dei cardini e riuscì a guadagnarsi l'esordio in nazionale a 32 anni, il 13 febbraio del 2002, disputando un tempo dell'amichevole contro gli Stati Uniti a Catania. Il CT Giovanni Trapattoni non lo prese però poi in considerazione per i mondiali nippo-coreani né per altre presenze in nazionale. Domenico Marocchino. Genio e sregolatezza della Juve anni 80, il centrocampista vercellese mal si sposava con le idee di un calcio pragmatico e atletico che Enzo Berzot stava imponendo con la sua Italia. Nella stagione 1981-82 però l'infortunio di Bettega portò Marocchino ad essere preso in maggiore considerazione da Trapattoni alla Juve e la qualità crescente delle sue prestazioni lo portò ad essere provato il 5 dicembre 1981 a Napoli in una sfida giocata da titolare vinta contro il Lussemburgo, in cui Marocchino sfiorò anche uno spettacolare gol in acrobazia. La discontinuità lo portò però ad uscire fuori dai radar della nazionale, progressivamente anche della Juventus, come raccontò lo stesso Giovanni Trapattoni. Per me è stata una grossa delusione, aveva grandi doti e avrebbe potuto essere fondamentale per 4-5 anni, non per uno soltanto. Walter Novellino.
Per il combattivo Monzon, la nazionale è sempre stata un'ipotesi affascinante, ma mai divenuta concreta. Esploso nel Perugia, nell'anno del suo passaggio dai Grifoni Umbri al Milan, quel 1978 che fu proprio la stagione in cui rossoneri e perugini si contesero lo scudetto, Berzot lo provò come una delle nuove soluzioni da testare dopo il mondiale argentino che vide l'Italia piazzarsi tra le prime quattro. Novellino scende in campo a Firenze il 23 settembre 1978, nell'amichevole vinta dagli azzurri contro la Turchia, ma non avrà più chance in nazionale. Nel 1982 fa parte dei papabili per la spedizione spagnola, ma la retrocessione in Serie B del Milan penalizza lui, ma non Fulvio Collovati, che farà parte del gruppo dei campioni del mondo, al contrario di Novellino. Massimo Carrera. Difensore di assoluta affidabilità, tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90, ha vissuto la fase migliore della sua carriera, imponendosi alla Juve e laureandosi anche campione d'Europa in bianconero, nella stagione 1995-96. Carrera ha pagato però la presenza di autentici mostri sacri nella difesa azzurra in quegli anni. Basti citare i vari Bergomi, Franco Baresi, Tassotti, Costa Curta, Riccardo Ferri e Ciro Ferrara. L'unico gettone lo ottenne nell'amichevole che l'Italia disputò il 19 febbraio del 1992 a Cesena contro San Marino, primo incrocio in assoluto per gli azzurri contro la nazionale del Titano. Un tempo in campo, Massacchi non cambiò idea sui fedelissimi da portare a USA 94. Né ci furono altre occasioni per Carrera, neanche negli anni giocati ad ottimi livelli con l'Atalanta, durante i quali prolungò non poco la sua carriera passando abbondantemente il 2000 e lasciando il calcio giocato in Serie C con la Pro Vercelli, una volta compiuti ben 44 anni. E tu, ricordi altri calciatori che hanno vissuto un solo lampo in nazionale? Scrivilo nei commenti e questo video potrebbe avere un terzo capitolo. E naturalmente non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!